casa mia. Io mi chiamo Erika per chi non mi conoscesse. Oggi ho intenzione di incominciare con l'operazione casa pulita, ovvero quelle pulizie che forse anche voi o magari solo qualcuno di voi dopo Natale va un attimino a rifare, vuoi perché comunque sia nel periodo delle feste, tra il lavoro, il tran tran quotidiano, magari le cene a casa o magari qualcuno di voi ha avuto la fortuna di ospitare ospiti, amici, parenti che non vedeva da tanto tempo, effettivamente, diciamocelo chiaro, abbiamo indubbiamente trascurato qualcosa. Io oggi ho intenzione di iniziare a ripulire tutta la casa, tendenzialmente credo che lo farò tutto tra oggi e domani, però voglio andare a dividere questi video per stanza semplicemente perché, essendo questi dei video motivazionali, non avrebbe senso fare un video di 20 minuti dove faccio vedere che io vado a pulire tutta la casa quando sappiamo tutti che in 20 minuti, se vai a fare le pulizie a fondo, tutta la casa non riesce a pulirla. Quindi ho proprio intenzione di pulire con voi, di pulire insieme a voi quelle che sono le mie stanze una per volta. Non velocizzerò neanche tantissimo il video, ovvio non lo farò neanche lunghissimo, semplicemente perché proprio voglio darvi e darmi motivazione. Io personalmente, per quanto riguarda le pulizie, parto sempre dal bagno, anche se so che alla fine gran parte di voi partono sempre dalla cucina. Parto dal bagno semplicemente perché è la prima stanza che io entrando a casa, quindi credo proprio sia per questo motivo, vuoi anche perché è la stanza più piccola e la stanza più veloce da pulire. Quindi sì, oggi incominciamo con la pulizia del bagno. Io adesso non parlerò più perché appunto questo vuole essere un video motivazionale, quindi se anche tu come me in questo momento che stai guardando questo video hai il tempo di andare a pulire il tuo bagno, io adesso inizierò a farlo, metterò semplicemente della musica così puoi anche evitare di guardare il video, magari puoi semplicemente ascoltare la musica, portati il tuo iPad, il tuo telefonino in bagno con te e magari se ogni tanto vuoi buttare un occhio e vedere io a che punto sono, così magari vediamo con i tempi come siamo messe, anche se effettivamente io ovviamente andrò a tagliare delle scene perché altrimenti il video durerebbe un'ora, però ci ho pensato bene, sì, voglio fare stanza per stanza e appunto, e ho anche pensato di non parlare più durante il video, ma appunto di mettere solo della musica nella speranza che ti piaccia e ti dia motivazione. Ci aggiorniamo dopo.
capito, spero che tu abbia trovato lo stimolo, lo spunto di farlo, ecco, magari non adesso mentre stavi guardando il video, o magari di farlo in questi giorni. Come avrai visto, io mi sono concentrata, ho fatto i lampadari, ho passato le maniglie, ho utilizzato lo spazzolino per andare a pulire quei punti che ultimamente non avevo più pulito, e come forse avrai notato, ho utilizzato una sola spugna. Due sole spugne per andare a pulire il bagno, quindi sì, la stessa spugna che ho utilizzato per andare ad insaponare lavello, lavabo e bidet è la stessa spugna che ho utilizzato per andare a insaponare il WC. So che questa cosa sconvolgerà molti, ho trovato molti commenti più di una volta con scritto: ah, tu sei una sporca, è di qua, è di là, tu non puoi insegnarmi niente delle pulizie perché tu utilizzi la stessa spugna sia per il water che per... Sì, io adesso voglio solo farvi ragionare su una cosa, su un dato di fatto che so per certo perché l'ho studiato, adesso non sto a entrare nei dettagli. Io ti assicuro che ci sono più germi e più sporcizia e più feci e più rimasugli di urine e quant'altro, e non sai neanche di cosa, sul tuo telefonino o sul tuo iPad, proprio quella cosa che tu magari stai tenendo in mano adesso, e ti spiego anche perché. Potrebbero essercene meno solo in un caso, ovvero dove tu vai a lavarti e disinfettarti le mani sempre ogni volta che vedi impugnare il tuo telefonino. E credo che sia praticamente impossibile farlo. Il telefonino noi lo teniamo in mano praticamente sempre, quindi se siamo in macchina, anche dopo aver toccato il volante, o magari mentre siamo sul pullman, può esserci appoggiata le maniglie del pullman per stare in piedi, dopo aver toccato i sedili. Su quei sedili ovviamente c'è di tutto e di più, e impugnando il nostro telefonino noi non continuiamo a far altro che sporcarlo. O meglio, contaminarlo. A differenza del WC, che è una cosa che noi andiamo a pulire sempre, proprio perché pensiamo: oh mamma mia, c'è il WC, una cosa sporca, andiamo lì, ci sediamo, facciamo la pipì, facciamo la pupù. Ok, c'è una differenza che noi associamo appunto il water alla pipì e alla pupù, e di conseguenza siamo sempre lì a pulirlo e disinfettarlo. Adesso io ti chiedo una cosa: quante volte tu pulisci e disinfetti il tuo telefonino? Quante volte tu, prima di entrare in casa, quando entri in casa, dopo esserti lavate le mani, che tendenzialmente dovrebbe essere la prima cosa che si fa quando sei in casa, a maggior ragione che sei stati fuori, a maggior ragione che sei andata a toccare di tutto, sia che tu abbia lavorato in ufficio o soprattutto che tu sia tornata a casa con i mezzi pubblici. Quindi la prima cosa che dovresti fare quando arrivi in casa è proprio davvero quella di andarti a lavare le mani, e dubito che lo facciamo tutti, secondo me. E con quelle mani e con quel telefonino, con quelle mani con il quale noi abbiamo toccato il telefonino, magari siamo andate anche in un bagno pubblico, magari siamo andate anche nel bagno dell'ufficio, ma ti ripeto, abbiamo preso il mezzo pubblico, su quel telefonino tu non fai altro che andare a accumulare germi su germi su germi su germi. E concludo dicendoti un'ultima cosa: il telefonino ha più germi della tua tavolozza del WC. E quindi sì, a livello di germi al primo posto c'è il nostro iPad e il nostro telefonino, al secondo posto abbiamo il nostro tagliere, quel fantastico tagliere da cucina, che andrebbe cambiato spesso, in teoria andrebbe cambiato ogni volta che si va a fare un graffio, perché per quanto tu lo lavi e lo disinfetti, dentro il graffio che si crea c'è una proliferazione di batteri che tu non ne hai neanche idea. Ma in tutta la casa e in tutto quello che c'è, ti assicuro che il posto più sporco, a meno che, ti ripeto, tu non lo disinfetti sempre e ogni volta che lo tocchi hai le mani pulite, è il telefonino. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato un pochettino di motivazione, spero di non avervi sconvolto con questo mio discorso, troverete degli approfondimenti che lo spiegheranno meglio di me, per non quanto abbia fatto io, il più velocemente possibile. Spero davvero che questo video vi sia stato di motivazione, grazie a voi per averlo dato a me, e noi ci vediamo.